Da Sant'Orso nel Vicentino al mondo del porno online, accordo tra un piccolo birrificio e un sito a luci rosse che distribuisce il prodotto. Telegiornale della Rai del Veneto. La prima birra porno al mondo, hanno titolato così i giornali la notizia di una birreria artigianale di Sant'Orso nel Vicentino chiamata a rifornire per la prima volta un sito per adulti, un portale americano fra i più cliccati con 10 milioni di utenti e 33 miliardi di video scaricati. Vediamo. Che capacità produttiva avete? Purtroppo piccola, nel senso che siamo sui 35 millilitri l'anno. Una piccola, anzi una micro birreria artigianale, una delle circa 650 esistenti in Italia, ma questa di Sant'Orso, provincia di Vicenza, è entrata nella storia come la prima e sinora unica birreria porno al mondo. Capita infatti che uno dei siti per adulti più cliccati, un portale americano, abbia scelto proprio la birra al miele prodotta qui per etichettarla con il suo marchio e proporla ai 10 milioni di utenti. Ne avrebbe voluto subito un container intero, ma ha dovuto accontentarsi di 4.000 bottiglie, date le microdimensioni della birreria, che ora è alla ricerca di partner per far fronte alla necessità di ampliamento. Intanto i giovani imprenditori vicentini fanno i conti con le complicazioni burocratiche e fiscali italiane in contrasto con l'entusiasmo e il dinamismo a stelle e strisce. Gli americani danno sempre molto valore, specialmente sui prodotti italiani e soprattutto sulle idee giovani, progetti giovani di nuovo business. E se è vero che a rendere potenzialmente enorme il business di questa birra è lo sconfinato mercato del porno, c'è anche un impensabile indotto sociale. La particolarità è quella del miele di castagno. Lo prendiamo per quanto possibile da una cooperativa che si chiama Il Cerchio, che è di un paese qua vicino. È una cooperativa sociale che aiuta disabili, eccetera. Spettacoli tra poco, la serata finale del Festival di Sanremo. Grande attesa per Francesca.